10 minuti, l'attualità a colori di Claudio Michalizio. Buon venerdì a tutti, oggi è il 3 maggio e ricorre la giornata mondiale della libertà di stampa, che coincide con la divulgazione da parte di Reporters Sans Frontières di una classifica annuale che analizza lo stato di salute di questo, che è un principio fondamentale, uno dei pilastri su cui si può reggere uno stato democratico, uno stato di diritto, un sistema democratico, appunto. La possibilità di accedere a un'informazione libera da ogni genere di condizionamento, magari anche di qualità, puntuale, tempestiva, senza opacità, un'informazione in grado di rendere il cittadino edotto e dunque consapevole di quanto accade, che poi dovrebbe essere, parere strettamente personale, l'obiettivo. Uno slogan che io spesso riciclo da anni in tutte le cose che faccio è che le notizie oggi le danno tutti. La vera sfida è quella di capirle, e i primi che dovrebbero sforzarsi di capirle dovrebbero essere, secondo me, coloro che fanno questo lavoro, noi giornalisti, perché intanto è un primo modo, se le capiamo, per essere poi efficaci nel trasferirle al pubblico, e poi perché naturalmente questo è molto importante per esercitare quello spirito critico che dovrebbe essere il sale di un'informazione davvero libera nel raccontare l'attualità, al di là di soluzioni di comodo, al di là di convenienze, al di là di versioni ufficiali o rischio di censura. Ecco, la classifica di quest'anno dice che l'Italia si conferma più o meno al 46esimo posto, siamo in zona Champions, in zona Europa League, se volete usate voi la metafora calcistica che più si addice a questa prestazione. Diciamo che pochi anni fa eravamo quasi al 60esimo posto, quindi abbiamo migliorato su 180 paesi. Poi ovviamente, se andiamo a scorrere la lista, è fin troppo facile immaginare quali siano i paesi che anche nell'immaginario collettivo sono nemici dell'informazione, e i paesi nordici sono quelli che invece svettano. Eccola qua la classifica, la potete trovare anche sui social, la rilancia puntualmente Reporters Sans Frontières. La Norvegia, la Danimarca, la Svezia, la Germania. Ovviamente le prime tre sono i gradini del podio, poi man mano che si scorre la classifica vedete la sintesi legata alle principali realtà occidentali, quelle europee e anche quelle internazionali. L'Italia è al 46esimo posto, che è un dato insomma, che dovrebbe in qualche modo... come lo leggete voi? Io sinceramente credo che sia sempre molto difficile commentare questi dati statistici, perché intanto si è parte in causa se si fa questo mestiere, e poi perché naturalmente è giusto anche dare tutte le informazioni per consentire al pubblico di comprendere intanto come si arriva a questa classifica. Allora, come credo di aver già spiegato altre volte, sostanzialmente stiamo parlando di un sondaggio che viene somministrato annualmente in forma anonima dei giornalisti che raccontano, in base al proprio vissuto, in base alle proprie opinioni, in base alle proprie percezioni, qual è il livello di libertà di stampa che percepiscono nella realtà in cui vivono. Dire che è un sondaggio, mi rendo conto che può quasi svilirlo, però tra i fattori che possono contribuire alle risposte c'è il fatto di aver subito in prima persona delle minacce, di averle subite dal potere politico, di averle subite dalla malavita organizzata, di averle subite magari dal proprio editore, o anche soltanto di aver percepito un clima ostile a se sta attorno a sé, o ancora di aver avuto in prima persona il giornalista la tentazione di autocensurarsi per convenienza, per paura, per non avere grane. Capite quanto siano divergenti, differenti le, come dire, i parametri che contribuiscono poi a redare questa classifica che ogni anno alimenta il dibattito. E allora, ovviamente ci sono alcune considerazioni che sono importanti. Nel momento in cui è calato a livello globale l'indice della libertà
di stampa, al di là delle varie posizioni, c'è un ranking che viene dato ovviamente nella sua interezza a tutti i paesi che gareggiano, e questo livello per tutti si è abbassato. Gli esperti di Reporters Sans Frontières dicono attenzione, perché il fattore che più spesso ha determinato un'oscillazione verso il basso di questi parametri è colui, o meglio quell'entità, che avrebbe dovuto invece avere interesse a tutelare la libertà di informazione, cioè il potere politico. È evidente, il potere politico di per sé può essere da una parte neutro, può agevolare la libertà di stampa, può anche, perché no, censurarla. E qui è il tema che molto spesso diventa oggetto di dibattito e di chiacchiera da bar anche nel nostro paese, quando c'è un certo governo di una certa coalizione. È un dato statistico e cronaca, non è un'interpretazione politica quella che sto facendo. Più spesso leggiamo che c'è una minaccia per la democrazia rispetto a quando al governo ci sono altre forze politiche. Ripeto, non è una valutazione di tipo politico, è la cronaca. Andate a vedere gli annali dei quotidiani e fate il confronto in base alle varie forze politiche per quali schieramenti più spesso si sente suonare il campanello che dice attenzione, perché con questo governo c'è una minaccia democratica nell'opinione pubblica. È davvero così? No, direi che chi fa questo mestiere, come il sottoscritto, da 30 anni è passato attraverso governi di colori differenti, e devo dire che nella mia esperienza, per quanto naturalmente io rappresenti un granello di polvere nel meccanismo dell'informazione nazionale, non ho mai percepito un grande cambiamento politico, e non l'ho percepito, devo dire, neanche questo istinto all'autocensura, anzi la censura non l'ho mai percepita in nessuna delle aziende dove ho lavorato, piccole o grandi poco importa, e invece talvolta fa la differenza l'autocensura, questo sì. Non che io vi abbia ceduto, ma devo dirvi che qualche volta, a seconda di chi era il mio editore, mi sono posto il problema se quella determinata notizia, data in un modo piuttosto che in un altro modo, avrebbe potuto in qualche modo creare dei malumori alla direzione o all'editore o alla persona che in quel momento mi pagava lo stipendio. Poi il giornalista deve essere anche con le spalle moderatamente grosse e può benissimo decidere di dare le notizie, eventualmente assumendosi delle conseguenze, ma se agisce secondo scienza e coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche e morali, hai voglia a scontentare qualcuno. Se hai fatto del bene e bene il tuo mestiere, non devi temere nulla, neanche le querele, che pure, e questo è un fattore che in Italia incide sul livello della libertà di stampa, più forse del potere politico, sono diventate un'arma di deterrenza, uno strumento che molto spesso usano i potenti, come chi non conta nulla ma rischia di finire al centro delle cronache, per cercare di spingere i giornalisti a non parlare di un determinato problema. L'indice di Reporters Sans Frontières è dunque aperto al confronto e alle opinioni di tutti. Anche voi potete esprimere il vostro parere. Che cosa fa secondo voi di una testata seria? Avete dei giornali, dei siti, delle televisioni che consultate più frequentemente di altre? Come fate a capire se quella piattaforma che vi sta dando la notizia è più autorevole, più sincera di altre? Mi farebbe piacere a tutti noi di Pavia 1 TV Lombardia Le 24 confrontarci con voi su questo tema. Noi che non abbiamo grandi gruppi editoriali alle spalle, questa è una piattaforma libera, una piattaforma che sta in piedi con le regole del mercato, non gode di contributi pubblici di alcun genere. È importante capire quali sono i parametri che rendono credibile agli occhi dell'opinione pubblica una testata o l'altra, anche perché questo è un paese che per molti versi verrebbe da chiedersi se la meriti un'informazione veramente libera, soprattutto è in grado di riconoscerla un'informazione libera, o tutto sommato fa piacere a tutti avere un'informazione che parla un linguaggio e veicola certe idee
che strizzano l'occhio a come ogni lettore la pensa su certi argomenti. Se voi tutti i giorni faceste un'analisi di come i giornali raccontano gli stessi fatti, vi rendereste conto che con sfumature più o meno evidenti, lo stesso fatto viene letto con chiavi di lettura, secondo filtri, più delle volte di natura ideologica o anche banalmente di marketing, differenti. E questo è perché ci sono giornali che più di altri mettono, più che la notizia in primo piano, l'interpretazione di quella notizia e il taglio di quella notizia, in modo che possa strizzare l'occhio e dunque invogliare all'acquisto o al click il lettore. Questo parte dal presupposto che il lettore viene visto dall'editore come un soggetto o un oggetto che ha bisogno di essere invogliato all'acquisto del giornale, perché altrimenti non lo farebbe. È davvero così? È così passivo l'approccio all'informazione che voi avete? Anche questo ci interesserebbe saperlo. In un paese dove si vendono, lo diciamo spesso, ma è un dato di fatto, meno giornali di quanti se ne vendevano negli anni 60 o addirittura negli anni dell'immediato dopoguerra, forse bisognerebbe capire qual è lo stato di salute della libertà di stampa, cercando prima di capire qual è lo stato di salute dei lettori e della voglia di essere informati in modo corretto, puntuale e senza alcun tipo di vincolo o di pregiudizio. È una bella sfida. Sicuramente la libertà di stampa può essere in vita, certo, se i poteri forti, come si dice in questi casi, o il sistema o i governi non lo manipolano, ma soprattutto se c'è una platea di lettori, di utenti forte, che è disposta tutti i giorni a sostenerlo. E siamo un paese che talvolta evita anche di tirare fuori 1,50 € al giorno, perché reputa di non aver bisogno di comprare un giornale per provare ad approfondire le notizie in modo diverso dalle dinamiche mordi e fuggi che tutti gli altri mezzi di comunicazione adottano. Il web, piuttosto che la televisione, piuttosto che la radio, ormai si limitano a riassumere i fatti, perché c'è la convinzione che siano difficili da ascoltare, da interpretare, e l'ascoltatore abbia una capacità di apprendimento, una capacità di concentrazione limitata nel tempo. Anche questo è un tema sul quale bisognerebbe e si potrebbe ragionare molto. Il giornale invece ancora si può permettere di versare fiumi di inchiostro su quella o su quell'altra notizia, ma c'è qualcuno interessato a questo tipo di fare a questo modo di informazione? Ecco, fatecelo sapere, come sempre, interagendo con noi. Il tempo a nostra disposizione anche oggi è terminato. Torniamo domani, quando il nostro spazio di approfondimento quotidiano, lo sapete, come ogni weekend, volta pagina e diventa tra parentesi. Arrivederci. 10 minuti, l'attualità a colori, di Claudio Michalizio.